Ciao ragazzi, da Stefano Nobile, sono in compagnia di mio padre. Buonasera a tutti. Che lo conoscete per le sue performance. Sì. Oggi mi passerà qua in veste di testimone oculare. Io qua sto vedendo un effetto che non lo chiamo a cam perché tu so parole che te non ti piacciono. Sì. È il più incredibile al mondo, secondo me, a mio parere, spero che poi diventa un parere condiviso agli altri. Siamo qua per visionare e vedere. Io voglio dire altro. E renderci conto. Allora, carte, mazze di carte. Chiusi tu sei testimone, da elastici. Da elastici. Non verranno mai manipolati. Chiuso da elastici. Ok. Ora ti chiedo una cortesia, dimmi un numero, devi darmi un numero da 1 a 52. C'è molta gente che mi dà numeri piccoli, 1, 2, 3, chi mi dà 46, 48, 50. Dipende dal carattere della persona, giusto? Facciamo 50, tonno. No, se vabbè, se vuoi... 50. Anche 50 se vuoi, non c'è problema. L'ho fatto 50. Okay. Ragazzi, mio padre così non cambierà mai. È l'estremo. Questo fa capire, ragazzi, qualsiasi... 50. Ora immagina che qui hai cuori, quadri, tieni in mano, così, cuori, quadri, fiori, picche, dammene uno, dammi un gruppetto che vuoi tu, vai. Cuori, quadri. Cuori, quadri, butta, fiori, picche, cuori, quadri, quale vuoi tenere? Quale vuoi? Cuori, quadri. Quale vuoi quadri. Prendere? Vuoi prendere qua, tieni quadri, ok. Quindi la carta sarà di quadri e numero 50. 50. Ora dobbiamo, perché adesso arriva la parte bella, tu mi fai morire, dobbiamo... scegliere la carta, perché il valore non sappiamo, ma la carta non sappiamo, se lo sappiamo. Ora, semplicemente, guarda bene, numeri e figure, tu hai numeri qui e le figure qui. Sì. Dammi uno, tu vuoi darmi? Vai, ti do, che ti do a te? Sì, figure. Figura, che okay, buttami i numeri. Allora, una figura, ora le figure sono Jack, donna e re. Sì. Scegli quella qua, vuoi il Jack, la donna o re? Donna. Libra. Quella vuoi tu, eh? Donna. Donna. Sì. Ora, tu sei d'accordo che se... la donna di quadri, quadri fosse la 50esima carta. È un miracolo. È un miracolo. Sì, perché io potevo cambiare, potevo fare quello che sono una... uno potrebbe pensare, ma sono d'accordo così, ma il gioco è in vendita, quindi di conseguenza, e poi tu sei proprio un tipo che mettersi d'accordo è come andare a nozze guagnate. No, vi assicuro che sono appena arrivato, già mi ha preso qua, in agguato e mi sta facendo un gioco, che praticamente non lo conosco neanche io. Vediamo se effettivamente questo grande gioco miracoloso di cui mi sta parlando, ma so chiaramente quanto diciamo lui è capace nell'invenzione, nella creatività e nelle sue esperienze, che chiaramente posso anche pensare che veramente possa riuscire, ma ciò non toglie che io non l'ho conosciuto. Vabbè, okay. Allora, tengo a precisarlo. Donna di quadri, hai detto, donna di quadri, sì. 50. 50. Ci sei? Donna di quadri, 50. Ok. Adesso restate ben attenti, osserva bene. Cosa dovremmo fare? Ok? Sì. Questo è il tuo mazzo, questo è il chiuso d'elastico. Aprire l'elastico. Le prime due carte sono due jolly, ok, che non ci interessa. E andiamo a prendere, andiamo a contare giù. 50 carte. 50 carte, solo che sono tante 50, quindi andiamo a prendere donna di quadri, eccola qua. Donna di quadri, cioè. Sì. La vedi, giusto? Sì. Da un mazzo regolare di carte, no? Sì. Ora, la cosa incredibile è che tu non ti spiegherai, io la prendo e la metto, guarda, così. Ok? La vedi? Sì. La vedi. E guarda. Sì. È successo, hai sentito qualcosa? È andata dentro. Giusto. Ma nello stesso tempo accade. E questo è il titolo del gioco. Prendi queste carte, togli l'elastico, ok? Leva le prime due carte, sono i due jolly, torni a vedere qua. Adesso di dorso butta giù le carte fino a 50, così 1, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, metti il dritto a partire, sì, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Piano, piano, questa è la 50esima. La decima, la 50esima. Se fosse la donna di quadri scelta da te, è un miracolo, è un miracolo. È un gioco che è un gioco che da impazzire. Gira. Signori, donna di quadri effettivamente. Io ti ringrazio. È subito un mio miracolo. È pazzesco. E come puoi fare una cosa del genere? Perché io potevo dire anche, che ne so, la trentesima, la ventesima. Potevo e puoi cambiare anche il numero. Potevo cambiare il numero, puoi fare il re di quadri, potevo fare tutte carte regolari, uso solo mazze regolari.
Ma per gli studi di notte veramente? È impressionante. Impressionante. Però. Allora, puoi tu, anche se chiaramente ovviamente sei mio padre, ma puoi dire che questo effetto è impressionante? È impressionante. Senza aver mai toccato le carte? E non so neanche come si possa riuscire, sinceramente. Ok. E senza averne toccato le carte, giusto? Esatto, sì. Adesso altra cosa, faccio un ultimo effetto, che questo, sì, anche questo è l'inspiegabile. Sì. Tu stessa, prendi carte regolari, ok? Sì. Mescola le carte, mescola così, le carte, non sì, sì, senza rovinarle, grazie, perché so che tu mi rispondi piano, piano, mi raccomando. Guarda ragazzi, perché questo è un altro effetto che tutti i mentalisti impazziranno. Ecco qua, mescola. Ok, adesso io lo voglio vedere, sì, mettilo qua. L'ho messo qua, sì. Ok. Adesso ragazzi, attenti, mio papà ha mescolato un mazzo, taglia ancora quanto vuoi, fai quello che vuoi. Uno. Basta che poi componi il mazzo. Per questo effetto, ascoltate bene, non ci saranno carte truccate, un mazzo di carte regolari, come tanti amici che mi dicono, ponti, cose, carte larghe, carte strette. Super truccate, super mescolate. Questo è un effetto che farebbe impazzire. Super mescolato. Il grande, Righella, sì. Houdini, Copperfield, Dynamic. Mescolato. Ok. Ora tagli il mazzo, sì, una volta che hai tagliato, io ti do le direttive, lo metto qua, prendi, sì, lascialo, prendi la carta, una carta qualsiasi, cioè prendi quella carta, quella sopra, quella, questa qua, questa, sì, l'ho presa, prendila, la devo guardare, sì, bene, fatto, la faccio vedere a loro, farla vedere a loro, certo, presa da qua, giusto, ecco qua, sì, rimettila dove era, allo stesso posto, sì, la rimetto sul mazzo, chiudi tutto, rinnovo. Quindi rimane dentro, giusto? Certo, chiuso. Adesso io voglio, squadra bene, squadra, sì, bene, io voglio sfidare chiunque a sapere che carta è. Non si può, come questo. È impossibile. Basta solo io. Cioè, basta, fine. Basta solo io e i ragazzi. Ma la cosa interessante, no, adesso mi devo chiamare, io non posso stoppare, non stopperò mai. La cosa interessante, ragazzi, è che questo effetto non ha un'ispirazione e non l'avrà mai. E ti faccio vedere, guarda, osserva. Si chiama qualcuno. Osserva, non importa, quando si tratta di cose incredibili, non si può. Guarda. Sento quest'area, cioè, in quest'area. Tu stesso, tocca la carta. Io voglio per la prima volta che tu dici che carta era la tua. 10 di quadri. Se la carta che tu hai toccato è il 10 di quadri, è un miracolo. Eccolo qua, signori, 10 di quadri. Un miracolo vero e proprio. Guarda di chi è attaccato. Io vi ringrazio, ragazzi. Magari cosa ne pensi di questo effetto? Ah, io divento matto e basta. Ok, basta. Non riesco a capire niente. Ok.